Il dettaglio, la storia risiede appunto nel particolare, ci diceva prima, come ha presentato appunto questo nuovo strumento. Ci può dire cosa vedremo all'inaugurazione di martedì? Vedremo intanto una serie di reperti con occhi completamente nuovi, perché li potremo gestire in qualche modo, manipolandoli sia pure virtualmente, poi li potremo ingrandire, osservare all'esterno ma anche all'interno, per esempio una pisside che è un piccolo cofanetto di ceramica. Potremmo vederlo anche al suo interno, potremmo vederlo nella parte inferiore che invece è poggiata sul ripiano e quindi normalmente visitando il museo non si può vedere. E poi per esempio in questo caso noi abbiamo sulle pareti di questo vaso che ha una forma cilindrica un fregio che si sviluppa tutto intorno ed è anche piuttosto rovinato perché il vaso ha subito molte alterazioni. E in questo modo invece noi potremmo vedere lo sviluppo di questa decorazione del vaso, potremmo ingrandirla, potremmo andare a vedere i dettagli, anche qui potremmo riuscire a vederla proprio in maniera anche lineare per comprenderla. E credo che questo, fatto un piccolo esempio, ma per esempio, ma posso citare anche un orecchino minuscolo, il pendente di un orecchino minuscolo che è un galletto in pasta vitra e ha bargigli, occhi e cresta realizzati da un'unica lamina d'oro che è piccolissima, a occhio nudo nella vetrina non si distingue nulla, finalmente il visitatore potrà vederlo. Quindi è un modo per poter apprezzare gli oggetti, anche soffermarsi sugli oggetti che magari all'interno della vetrina scompaiono in mezzo a molti altri oppure non sono proprio percepibili perché l'occhio non riesce a vederli così bene. Oltre alla pisside ci sarà anche la testa di Augusto e la Venere di Fra Sassi, strumenti appunto a disposizione da martedì. Quando l'appuntamento di preciso? Martedì sera alle 9:30 ci sarà la presentazione di tutto questo progetto sulla terrazza Vanvitelliana del Museo Archeologico Nazionale e saranno presenti molte persone che hanno lavorato a questi progetti, ma anche tra gli altri la dottoressa Lorenza Mocchionori, da cui ha preso il via tutta questa sezione, diciamo così, di comunicazione multimediale del Museo Archeologico Nazionale e insieme al rettore dell'Università Politecnica delle Marche, professor Savo Longhi, insieme al direttore del Polo Museale Peter Hofreiter e naturalmente al professor Paolo Clini, che di tutti questi dispositivi messi a disposizione dell'Università Politecnica delle Marche è stato veramente l'anima grande fautore. Il museo si arricchisce anche di una storia raccontata ai bambini, ci diceva prima. Sì, ci sono a disposizione dei più piccoli delle archeostorie che possono essere scaricate attraverso dei codici QR code che compaiono accanto alle vetrine e questi codici consentono di scaricare dalla piattaforma di Easy Travel, consentono di scaricare sia testi per adulti, perché ci sono tre QR code per ogni reperto, c'è una descrizione dell'oggetto dedicata agli adulti, quindi diciamo più consolidata nelle sue forme tradizionali. Poi c'è una seconda descrizione per i bambini, sempre limitatamente alla descrizione dell'oggetto, e infine c'è un'archeostoria che è stata scritta dal dottor Francesco Ripanti e che racconta e mette l'oggetto al centro di una vicenda fantastica, senza dimenticare però tutti gli aspetti, come dire, scientifici che riguardano l'oggetto. Quindi è un modo di conoscere l'oggetto, inserendolo in una storia fantasiosa, in una storia ricostruita, in cui però l'oggetto per il suo utilizzo o per le sue caratteristiche viene raccontato ai più piccoli in modo divertente, in modo leggero, ma in modo corretto.